Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 7, dal versetto 15 e seguenti, leggiamo: «Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono rupi rapaci». È un male antico quello di travestirsi da buoni, da giusti, da moralisti, da praticanti. Oggi più che mai è necessario un criterio di discernimento che ci permetta di distinguere ciò che è bene da ciò che è male, senza lasciarci abbagliare dalle svariate seduzioni che la società in cui viviamo ci offre con metodica sistematicità. Gesù ci dice che il bene, o viceversa il male, si possono riconoscere dai frutti, cioè dalle loro azioni, da ciò che provocano attorno a sé. Anche se certi messaggi o certe persone possono sembrare degni di essere ascoltati, dobbiamo imparare sempre a valutare prima i frutti che portano. A volte ci accorgeremo con sorpresa che certi discorsi, apertamente pieni di buone intenzioni o di sentimenti per bene, in realtà non hanno nulla a che vedere con il Vangelo, ma servono solo ad addormentare la coscienza. Ancora una volta il Signore ci conduce a visitare le profondità del nostro essere e a capire quale tipo di albero siamo. Il compito del cristiano, quindi, è di fare discernimento sulla propria vita, sui sentimenti e tagliare ciò che non va, dando spazio ai germogli di bene fino a farli diventare frutti evangelici, pace interiore, gioia, compassione, perdono. Se dentro di noi ci accorgiamo che ci sono arroganza, prepotenza, invidia, bisogna fare attenzione, perché ci siamo rivestiti di ipocrisia, predichiamo bene e razzoliamo male. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.